Nuova apertura e nuova gestione. Trattoria da Norge a Romano De Zelino, dove la cucina tradizionale incontra lo stile e la qualità. Trattoria da Norge vi aspetta. Test rapidi per i visitatori delle case di riposo, nuova misura messa a punto dalla Regione per rendere più sicure le residenze degli anziani. Multe da 400 a 1000 euro per chi non rispetta le direttive del governo sull'uso della mascherina. Della situazione Covid in Veneto e dei nuovi provvedimenti si parlerà stasera a prima serata. 10 nuove telecamere in città per sorvegliare le zone calde di Bassano, Castello degli Ezzelini e Parco Ragazzi del 99, le due aree nel mirino degli occhi elettronici. Bassano indossa l'abito delle grandi occasioni e si prepara ad ospitare la tappa del Giro d'Italia. Tra i progetti, vetrine in rosa, una mostra di bici d'epoca ed eventi nelle piazze. Indagine del comune di Cassola su 8.500 residenti per capire quale sarà il rapporto tra le persone e il luogo dove vivono. Una mappa delle emozioni per descrivere il quartiere di San Giuseppe. Calcio, il derby va alla Luparense, Cartigliano battuto in casa 1-0 da un gol di Venitucci nella ripresa. Asper, centro assistenza specializzato per riparazioni e ricambi originali elettrodomestici di tutte le marche. Vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, estrattori, power blender, impastatori, frullatori e robot da cucina. Rendi speciale ogni momento in casa con gli amici con i barbecue di altissimo livello. Vasta scelta nel corner Caffitali per assaggiare i migliori caffè. Soda Stream, sistemi per la filtrazione e la gassatura dell'acqua. Asper, rivenditore autorizzato di prodotti specifici e detersivi alla spina della linea Mille Bolle. Scegli Asper per il tuo benessere. Con Asper tutto funziona. Ed eccoci ritornati in studio, Bassano Notizie, nuova edizione. Apriamo parlando del bollettino diramato dall'URSS 7 Pedemontana, che vede un aumento dei tamponi positivi, 17 i casi in più rispetto a ieri su 947 tamponi effettuati. Salgono anche le persone in isolamento domiciliare, più 4 complessivamente sono 989. E purtroppo si torna a ricoverare in terapia intensiva un paziente in più, il numero complessivo aggiornato ad oggi è di 3 persone. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi. E apriamo con il bollettino proprio perché oggi il governatore Luca Zaia è ritornato a parlare a tutta la regione, portando anche alcune novità, come ad esempio i test rapidi ai visitatori che entreranno nelle case di riposo, una misura necessaria per dare maggiore sicurezza ai nostri nonni. E informo che è stato deciso da lunedì, adesso dobbiamo metterci un po' a regime, però da lunedì conforniamo noi i tamponi rapidi, da lunedì mettere nelle condizioni le 300 case di riposo del Veneto, quindi vi do in anteprima questa informazione, di testare tutti i visitatori. Case di riposo più sicure dopo l'introduzione del tampone rapido ad ogni visitatore che entra nella struttura. È il nuovo progetto messo a punto dalla Regione per togliere delle preoccupazioni per quanto riguarda le residenze per anziani. Il personale e gli ospiti vengono testati regolarmente ogni 20 giorni. Il pericolo però rimaneva quello dei parenti che andavano a trovare i propri anziani. Agevoliamo la visita perché fanno anche un test rapido che dovranno fare, perché vi ho detto da lunedì, perché abbiamo chiesto alla dottoressa Russo che si faccia un protocollo in maniera tale che il test rapido che verrà fatto presso la casa di riposo, il test rapido che verrà fatto presso la casa di riposo sarà comunque oggetto di registrazione, perché per noi sarà un piano di sanità pubblica. I positivi in regione ad oggi sono 4.754, 290 coloro che sono ricoverati in ospedale, di cui 25 in terapia intensiva. È un virus che in questo momento si comporta diversamente da come si comportava prima, è un virus che oggi non ci dà emergenza sanitaria, è un virus che comunque non dobbiamo trascurare. I pazienti dimessi sono 4.171, isolate 10.417 persone, il 4,5% dei quali positivi, con sintomi sono 155 persone, solo il 3% dei positivi, a inizio marzo erano il 31%. Siamo passati che prima uno su due dei ricoverati era in terapia intensiva, 46%. Oggi 7,5. Capite perché vi ho portato questi dati? Perché è cambiato il mondo ad oggi. Cioè uno su due dei ricoverati era in terapia intensiva, oggi, poi avete l'evoluzione nei mesi, oggi il 7,5%.
E questa sera, a prima serata, si parlerà delle multe da 400 a 1000 euro per chi non rispetta le direttive del governo sull'uso della mascherina, ma anche della situazione Covid in Veneto e dei nuovi provvedimenti. Alle 21.15 in studio Roberto Marcato, Elisa Venturini, Alessandro Gennari, Vanessa Camani, Erika Polito e Renato Mason. E ci occupiamo adesso di sicurezza, 10 nuove telecamere a Bassano per sorvegliare le zone calde della città. Una telecamera in Parco Ragazzi del 99 e un'altra al Castello degli Ezzelini. Le zone calde di Bassano che erano rimaste scoperte dalla videosorveglianza ora vedranno nuovi occhi elettronici garantire la sicurezza ai cittadini. Dopo il pestaggio e la retata degli scorsi giorni nel parco e il continuo bivaccare di giovani che bevono alcol e creano disagi in castello, giro di vite del comune. Stiamo implementando quel progetto che già era iniziato ad ottobre dello scorso anno, perché in questi mesi abbiamo avuto alcuni incontri con Polizia di Stato e Compagnia dei Carabinieri, abbiamo analizzato la situazione della città e di alcuni punti nevralgici mettendo insieme quelle che noi conoscevamo come necessità e quelle che ci sono state segnalate. 10 le nuove telecamere in zone particolarmente sensibili della città e punti nevralgici della viabilità urbana. Saranno posizionate anche in biblioteca, in Viale delle Fosse, in quartiere Pre, allo Stadio Mercante, in via Marinali, dove è stata richiesta per la delicatezza della zona. Speriamo poi che non ci sia bisogno di visionare le immagini, anche se dal comando mi dicono che molto spesso anche da altre province, per necessità legate ad indagini, vengono a recuperare le immagini dalla nostra centrale operativa. 5 le telecamere vecchie che verranno sostituite con dispositivi con una migliore qualità e un raggio d'azione di 360 gradi. Sicuramente sono delle telecamere di ultima generazione, quindi hanno delle immagini qualitativamente migliori, hanno delle prestazioni sicuramente diverse da quelle acquistate in passato. E ha scongiurato il peggio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco oggi attorno alle 13 in un edificio adiacente al Ponte Vecchio di Bassano. Un appartamento è stato invaso dal fumo, i vigili del fuoco sono riusciti a scoprire l'origine di questo piccolo incendio e i motori elettrici dell'apertura delle finestre in anteribalta che si erano surriscaldati. Bassano torna a vestire i panni delle grandi occasioni e ad ospitare una delle tappe più importanti del Giro d'Italia. Era il 23 agosto quando i campioni mondiali di ciclismo solcavano a cavallo della due ruote a pedali le strade della nostra bella Bassano. Memore del successo e soprattutto rodata sotto il profilo della gestione logistica della sicurezza nei grandi eventi, la città si prepara ad ospitare i big del Giro d'Italia. La tappa Bassano-Madonna di Campiglio è da tempo fissata in calendario per il 21 ottobre, ma le attività di avvicinamento sono molteplici e coinvolgeranno tutta la popolazione. Ci saranno all'inizio le vetrine in rosa, proseguirà poi con una manifestazione il giorno 14 con l'apertura, l'apertura ufficiale, la presentazione del Giro d'Italia a Sala Chilesotti, con anche il taglio del nastro per la mostra Pedalando nella Storia con una dozzina di biciclette che hanno fatto la storia del nostro paese, dei grandi campioni. Poi abbiamo una manifestazione in Piazza Libertà, Pump Track, la domenica 18, dalle 9 di mattina fino alle ore 18, piccoli e grandi potranno visitare questa nuova attività sportiva estremamente allettante e che sta avendo un grande successo. La tappa rappresenta anche un importante volano turistico per il territorio, con la città e dintorni che mostreranno il meglio di sé nelle riprese aeree. Prato Santa Caterina ospiterà un blindatissimo villaggio di gara a cui solo pochi autorizzati potranno accedere. 50 gli agenti che pattuglieranno le strade e gli accessi cittadini dalle 9.30 del 21 ottobre, momento in cui le transenne limiteranno il traffico. E per rispettare le norme anti-Covid ci sarà anche ampia vigilanza per evitare assembramenti di tifosi. E per evitare le sabbie mobili del lockdown e uscire al meglio, 180.000 euro di fondi saranno erogati dal Comune di Rosarno alle aziende del territorio. Sono 700 le piccole e medie imprese con sede operativa nel comune di Rosà che potrebbero beneficiare di un contributo a fondo perduto per ripartire con più slancio dopo il difficile periodo di lockdown.
Andremo a scaglioni, chi è stato bloccato totalmente fino al 13 di maggio avrà un 100% dell'importo con un minimo di 150 euro, massimo di 3.500. A scaglioni andremo a diminuire al 90%, all'80%, al 70%, a chi ha lavorato fino al 3 di maggio, a chi non ha lavorato fino al 3 di maggio, a chi anche con codice Ateco che era previsto che poteva lavorare ma nel mese di aprile non ha lavorato, cioè abbiamo cercato di ampliare il più possibile il range per poter dare un contributo a una miriade di aziende che lavorano nel territorio. Andrà dai 150 ai 3.500 euro l'importo che il Comune erogherà da metà novembre attraverso bonifico alle imprese con meno di 7 dipendenti aventi diritto, che entro il 31 ottobre avranno sottoscritto il bando pubblicato sul sito dell'amministrazione. A fare da spartiacque per il calcolo della somma corretta la quota di imponibile Tari. Soddisfatte le associazioni di categoria che rappresentano settori soffocati dallo stop produttivo e operativo. Una grande soddisfazione che ci sia stata questa collaborazione tra noi e la nostra amministrazione. Ecco. Avere questa somma a disposizione soprattutto per le piccole e medie aziende in un periodo così difficile, così drammatico, non sarà risolutivo ma comunque aiuta moltissimo. Indagine sociologica Cassola per ritrovare il modo in cui la connessione soprattutto tra le persone e i luoghi che vengono abitati da loro. Cogliere gli aspetti dell'essere umano nel suo habitat, nel quartiere, nella città che vive. La comunità vista quindi come binomio uomo-luoghi. Il Comune di Cassola lancia l'iniziativa Tessere l'Umano, che prende vita dalla collaborazione con l'unità pastorale e intende offrire anche al mondo politico chiavi di lettura inedite dei bisogni e delle richieste della popolazione. Pone l'attenzione sulla comunità, sull'ambiente, sulla socializzazione, quindi porta proprio l'attenzione sulla vivibilità, sullo stare assieme e sulla struttura del nostro paese. La prima parte del progetto prevede 7 incontri in Auditorium Vivaldi con altrettanti antropologi, architetti e scrittori, ai quali seguirà una vera indagine sociologica dei cassolesi, con focus specifico tra gli 8.500 residenti e San Giuseppe. I volontari diventeranno protagonisti della ricerca che consentirà non solo di raccogliere dati tecnico-scientifici sul quartiere, ma anche di realizzare una mappa delle emozioni, sulla quale segnare la panchina del primo bacio, il parco delle partite di calcetto, l'orto dei bisnonni. Abbiamo in mente la possibilità di fare dei laboratori, stiamo valutando le modalità ovviamente, per poter avere anche proprio una loro mappatura emotiva di quello che è il territorio di Cassola. Cuore e mente, emozioni e dati, guide e ricerca, il tutto per cercare di rispondere puntualmente e concretamente alle aumentate esigenze della popolazione, indubbiamente cambiate in questa nuova normalità imposta dal Covid. Questo puntare i riflettori attraverso un'indagine di fatta su vari fronti, puntare il riflettore su questa realtà, ecco, serve anche a mettere in risalto le potenzialità che ha, non solo i limiti che ci sono. Nello sport abbiamo il calcio. Nel turno infrasettimanale della Serie D, il Cartigliano è stato battuto questo pomeriggio 1-0 in casa allo stadio Fair Play della quotata Luparense. Decisivo un gol nella ripresa dell'ex bassano Dario Venitucci. E adesso vi ricordo, prima di salutarvi, la nostra nuova rubrica Amici a quattro zampe torna sulle edizioni del nostro telegiornale. Potete continuare a mandarci video e foto dei vostri amici inviando un WhatsApp al 347-3893-934. E anche per questa sera è davvero tutto, grazie per averci seguito, ci rivediamo domani. Arrivederci. Nuova apertura e nuova gestione, Trattoria da Norge a Romano De Zelino, dove la cucina tradizionale incontra lo stile e la qualità. Trattoria da Norge, vi aspetta!